verso Di Paolo, verso Zulli, che va da Martarelli. La buona parata di Diego Dario. Quindi ancora pallone per il Futsal Vasto con Della Morte, che va da Alvaro e cerca l'appoggio di Di Donato, che prova a girarsi e la mette in rete, e la mette in rete Di Paolo, la mette in rete Di Paolo, autogol di Di Paolo. Controllo sbagliato di Iari e prova a ripartire Ammirati, la buona risposta di Martarelli. Dall'altra parte ancora verso D'Ercole, che riesce a superare Perrucci, poi ritorna all'indietro da Giacomo, il pallone che arriva poi a Della Morte, il tiro di Pierre, il tiro di Pierre del 2-0. Quindi D'Ercole fronteggia Ammirati, poi ancora D'Ercole, il tiro purtroppo centrale, Praiola riesce a bloccare Zulli, Di Paolo, poi Annibale. No. Pasticcio di Diego, per fortuna il pallone non è finito in rete. Ancora Di Donato, che qui riesce a girarsi su Zulli, il tiro che colpisce il palo, poi Alvaro la tocca Praiola, numero 5 Vastese, scarica il pallone ad Alvaro che la mette in avanti per Di Donato, una buona finta di tiro, poi il pallone di Florio. Ammirati prova a superare Della Morte e ci riesce, poi il tiro e riesce a tenere il pallone in possesso, poi Di Giacomo che supera D'Alonso, Di Donato a tu per tu con il portiere, non riesce a segnare. Di Florio, il tiro e arriva il gol di Di Florio, impossibilitato Diego Dario. Parte verso Zulli, che era riuscito a trovare il tiro che tocca soltanto l'esterno della rete. Adesso Di Giacomo in avanti verso Iari. Della Morte! Chiedo a questo punto come si è vissuta la partita dal campo. Sì. È stata una partita abbastanza dura, sapevamo che il Lanciano era una squadra molto ostica, però ci siamo comportati bene, e siamo un'ottima squadra. Io quando posso do il mio contributo e niente, questo. A posto, grazie mille. E partita comunque che sembrava in discesa, eravamo subito avanti 2-0, poi è stata un po' complicata, siamo comunque riusciti a vincere 3-1, che emozioni si sono vissute anche dalla panchina? Allora, un primo tempo non giocato benissimo, però condotto in porto sul 2-0, abbiamo rischiato poco, poi il secondo tempo non siamo riusciti a mettere la palla del 3-0, che forse meritavamo qualche contropiede, qualche ripartenza sbagliata, qualche errore tecnico. Poi abbiamo subito il gol sul calcio d'angolo per una passività che stavo chiedendo di stare più alti, e poi c'è stata un po' di paura, poi meno male che Iari si è inventato quel gol con una bella palla di Carota, se non sbaglio, e là la partita è finita, altrimenti ci sarebbe stata sofferenza fino alla fine. Comunque siamo un po' stanchi, stiamo giocando tanto, se la trasferta di Scanno sul parquet è stata una gara molto pesante quella, oggi pure molto equilibrata sulla seconda frazione, dobbiamo recuperare un po' le forze per sabato, dove è importante fare punti su un difficile campo di Torrevecchia, molto piccolo, ci abbiamo anche qualche assente, vediamo domani in allenamento, parliamo della gara e vediamo di prepararla al meglio. Perfetto, grazie mister.